Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. Come avete già visto nell'anteprima, oggi andremo a realizzare un cappello. Il protagonista di questo progetto sarà il filato Ice Air di color grigio chiaro. La composizione è di 12% lana, 25% viscosa, 38% poliamide e 25% acrilico. Pesa 50 grammi ed è lungo 95 metri. Poi abbiamo bisogno di un uncinetto numero 4, un paio di forbici, un ago da lana e un metro. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Per realizzare questo cappello bisogna prendere la misura della circonferenza della testa. Nel mio caso, utilizzando l'uncinetto numero 4 con questo filato, ho avviato 78 catenelle. Tenete presente che questo è un multiplo di 4, significa che per ogni taglia bisogna avviare 4 catenelle in più. Mettiamo le catenelle nel dritto del lavoro. E chiudiamo con una maglia bassissima. Iniziamo realizzando le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Facciamo un gettato e nella maglia successiva lavoriamo una maglia alta. Dobbiamo proseguire lavorando tutto il giro di maglie alte. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ho completato il primo giro, ora iniziamo il secondo. Questo primo giro si fa solo all'inizio. Vi faccio vedere come fare il secondo che andrà ripetuto fino alla fine del lavoro. Iniziamo facendo le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Facciamo un gettato e nello stesso punto realizziamo una seconda maglia alta. Gettato, passiamo nella maglia successiva e facciamo 2 maglie alte, tutte nello stesso punto. Saltiamo 1, 2, nella terza maglia realizziamo 2 maglie alte. Gettato, maglia successiva, 2 maglie alte. Saltiamo 1, 2, nella terza maglia, 2 maglie alte, 1 e 2. Maglia successiva, 2 maglie alte. Vedete, questo è come si presenta il motivo. Dobbiamo proseguire lavorando questi gruppetti. Ve lo faccio rivedere. Allora, saltiamo 1, 2, nella terza realizziamo 2 maglie alte, 1 e 2. Gettato, maglia successiva, 2 maglie alte. Poi saltiamo le 2 maglie, nella terza maglia realizziamo 2 maglie alte. Dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il giro. Ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella. Camminiamo con una maglia bassissima e arriviamo alla seconda maglia alta. Ci alziamo con le prime 3 catenelle che fungono da prima maglia alta e nello stesso punto lavoriamo una maglia alta. Maglia successiva, una maglia alta più una seconda maglia alta. La lavorazione sarà sempre la medesima. Facciamo un gettato e andiamo a lavorare direttamente nella seconda maglia alta e facciamo 2 maglie alte. 1 e 2. Gettato 1 e 2. Vedete? Dobbiamo proseguire lavorando i gruppetti di 2 maglie alte, però all'interno, queste qua, 1 e 2, 2 maglie alte qua e 2 maglie alte in quest'altro punto. Ogni fine giro chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ogni volta che completiamo un giro dobbiamo camminare con delle maglie bassissime. Vedete? In questo caso io ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella. Ora entriamo nella seconda maglia alta,
e facciamo una maglia bassissima con le prime 3 catenelle. Queste sostituiscono la prima maglia alta. Vedete, questa è la seconda maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte. Opla. Gettato, andiamo direttamente in questa seconda maglia alta sottostante e lavoriamo il gruppetto di 2 maglie alte, gettato, altre 2 maglie alte. Continuerò con la lavorazione e poi vi dirò per quanti giri sono andata avanti. Ho proseguito per un totale di 13 righe. In centimetri sono un'altezza di 16 centimetri. Adesso facciamo un giro di riduzioni. Allora, camminiamo con una maglia bassissima nella seconda maglia alta e ci alziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Solitamente noi facciamo 2 maglie alte nello stesso punto, in questo caso che sono delle riduzioni facciamo solamente una maglia alta, che in questo caso sono le prime 3 catenelle, una seconda maglia alta nella maglia successiva e questa è la prima riduzione. Gettato, saltiamo questa maglia, nella seconda una maglia alta, nella maglia successiva una seconda maglia alta. Saltiamo questa maglia, nella seconda una maglia alta, maglia successiva una maglia alta. Dobbiamo proseguire per tutto il giro lavorando le maglie alte singole. Vedete, dove ci sono questi gruppetti facciamo nella seconda maglia alta una maglia alta, nella maglia successiva una maglia alta. Continuiamo così per tutto il giro. Alla fine chiuderemo con una maglia bassissima nella terza catenella. Iniziamo il secondo giro di riduzioni, che sarà lavorato una maglia alta e una riduzione. Iniziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Adesso facciamo una riduzione. Entriamo nella maglia, prendiamo il filo, esco da 2, teniamo la maglia nell'uncinetto, gettato. Entro nella maglia successiva, prendo il filo, esco da 2, esco da 3, gettato, qui lavoriamo una maglia alta, seconda riduzione, gettato, entro nella maglia, prendo il filo, esco da 2, gettato, vado nella maglia successiva, prendo il filo, esco da 2, esco da 3. Questa è la seconda riduzione. Qui facciamo una maglia alta. Terza riduzione, gettato, entro nella maglia, prendo il filo, esco da 2, gettato, entro nella maglia successiva, prendo il filo, esco da 2, esco da 3. Gettato, maglia alta. Dobbiamo proseguire per tutto il giro lavorando una maglia alta e una riduzione. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Avviamo il terzo e ultimo giro di riduzioni, che sarà realizzato di una maglia alta e una riduzione. Iniziamo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e facciamo la prima riduzione. Entriamo nella maglia, prendiamo il filo, esco da 2. Gettato, entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo, esco da 2, esco da 3, una maglia alta. Gettato, entro nella maglia, prendo il filo, esco da 2, gettato, vado nella maglia successiva, prendo il filo, esco da 2, esco da 3 e abbiamo fatto la seconda riduzione. Una maglia alta. Dobbiamo proseguire per tutto il giro lavorando una maglia alta e una riduzione. Alla fine chiuderemo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ho completato il giro e possiamo tagliare il filo. Prendiamo un ago da lana e facciamo sparire il filo di lavorazione attraverso i punti.
Prendiamo un ago da lana con un po' di filato e iniziamo la cucitura del foro. Allora facciamo un piccolo nodino e fermiamo il filo in questo modo qua. Una volta finita la cucitura del cappello, lo giriamo in questo modo e pensiamo a fare un piccolo bordino. Prendiamo l'uncinetto numero 4, facciamo un piccolo gabbietto e iniziamo da un punto qualsiasi. Facciamo la prima maglia bassa più 2 catenelle che fungono da prima maglia alta. Gettato, vedete queste 3 catenelle corrispondono a questa maglia alta sottostante. Entriamo nella seconda maglia alta successiva, inseriamo l'uncinetto sotto e realizziamo una seconda maglia alta a rilievo. Gettato, maglia alta normale. Gettato, inseriamo l'uncinetto sotto. Passiamo il filo e lavoriamo una maglia alta a rilievo. Gettato, maglia alta normale. Prendiamo il filo, maglia alta a rilievo. Dobbiamo proseguire in questo modo fino alla fine del giro e poi chiuderemo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ho completato il cappello facendo un giro di maglia alta a rilievo e maglia alta normale. Vi dico l'altezza del cappello. Siamo a 20 centimetri e per me va bene. Se volete abbellirlo sul canale troverete dei tutorial riguardo i fiori. Oppure scegliere di mettere un piccolo pompon. Io ancora non ho deciso. Spero che questo piccolo progetto vi sia piaciuto. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.